cuore di Napoli, ci dà l'annunziata. E ringraziare ovviamente il professor Capasso, e Riccardo D'Alisi, Anna Maria, insomma tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima mostra che appunto valorizza un posto così importante per l'identità di Napoli, per l'identità cittadina, tra tante difficoltà, perché questo è un posto che ovviamente vive anche una serie di problemi strutturali, però nonostante questo l'energia creatrice e la voglia di fare culturale, civile, artistica, comunque ci permette, insieme alla collaborazione del personale del comune, ci permette di tenere vivo, aperto, fruibile questo posto e arricchirlo veramente di cose di uno straordinario interesse. Considero questa mostra un po' il prologo al Maggio dei Monumenti dedicato a Totò.